Oggi siamo arrivati con uno spirito molto sportivo, diciamo l'obiettivo non era vincere ma divertirsi, soprattutto imparare, fare bene questo, il massaggio cardiaco, che è una cosa importantissima e fondamentale. Poi dopo è venuto anche il premio, tanto meglio. Santo spirito vince anche il Saracino del Cuore. Dopo il successo in Piazza Grande, il quartiere della Colombina ha infatti trionfato anche nella sfida di massaggio cardiaco. Sono vittorie che a chiunque vanno fanno bene uguale, insomma. Poi fa piacere aver vinto, avere un defibrillatore che verrà, insomma, che il quartiere deciderà come meglio crede utilizzare. Però insomma sono quelle iniziative dove veramente c'è poco agonismo, no? Dove si vince un po' tutti, sono quelle cose che fanno bene alla città, quindi qui non c'era bagarre, dai, diciamo così. Al Teatro Vasariano, la fase finale della terza edizione del progetto, la Colombina si è conquistata così un defibrillatore che andrà ad allargare la già ampia rete di strumenti salvavita a disposizione della città. Con oggi andiamo a fare la terza edizione del Saracino del Cuore, un'edizione partita per caso 2-3 anni fa, siamo già al terzo anno in cui andremo a formare con oggi 200 tra giostratori, membri dei vari gruppi e tutto lo staff che chiaramente partecipa ad un evento molto importante per la città, che mette insieme tutta la città stessa. Grazie alla sinergia di privati, cittadini che hanno regalato il defibrillatore, la scuola, l'Istituto Margheritone e tutti coloro che hanno voluto garantire la buona riuscita di questo evento, oggi siamo a formare 200 tra giostratori, membri dei vari gruppi, quartieristi, ma soprattutto andiamo a donare 6 defibrillatori ad una comunità che è veramente molto sensibile alla cardioprotezione.